Rosa bianca, ali d'amore, numero 3. Tre interventi. Durante un convegno svoltosi a Riccione, Chiara ed io fummo invitati a raccontare la nostra esperienza con l'altra dimensione. Nell'entrare nella sala della conferenza fummo molto sorpresi quando la vedemmo gremita di gente. Molte persone erano in piedi addossate lungo le pareti. Superata l'emozione iniziale, mentre stavamo raggiungendo il fondo della sala, dove era collocato un tavolo per i conferenzieri, passando tra le file di sedie, ebbi improvvisamente la visione di un ragazzo in bicicletta, mentre veniva travolto da una macchina. La sensazione divenne ancora più forte quando giunsi all'altezza della quarta fila di seggiole poste alla mia destra. Dopo le presentazioni di rito, desideroso di sapere se la percezione avuta rappresentasse un fatto realmente accaduto o fosse invece frutto della mia fantasia, comunicai ai presenti l'episodio appena visualizzato, chiedendo se qualcuno della quarta fila fosse in grado di riconoscere l'evento che avevo appena descritto. Una signora seduta appunto in quella fila confermò il fatto, dichiarando di conoscere bene i genitori del ragazzo e comunicandomi la loro impossibilità a partecipare al convegno come avrebbero desiderato. Mentre la donna parlava, sentì il ragazzo inviarmi un messaggio. Il giovane espresse parole piene d'amore per i suoi cari, disse che ci teneva tanto a salutare i genitori e far sapere loro che stava bene. Desiderava ardentemente che smettessero di piangere per la sua morte, perché era felice nel nuovo mondo. Dopo aver riferito il messaggio, una signora del pubblico intervenne chiedendo delucidazioni sulle comunicazioni con il mondo extrasensoriale. Ho constatato che in questi interventi dall'aldilà si presentano sempre giovani. Perché? Le risposi. Perché hanno coscienza della grande sofferenza patita dai genitori dopo la loro morte e desiderano consolarli. Per darle prova che non accade sempre così, ora sto vedendo accanto a me una signora anziana. Descrissi la donna, chiedendo poi ai presenti se qualcuno fosse in grado di riconoscerla. I particolari erano numerosi e dettagliati, così una ragazza non ebbe difficoltà a riconoscere la nonna del suo fidanzato, deceduta da alcuni mesi. La donna allora le inviò un messaggio incoraggiandola a voler bene al fidanzato e facendole tanti auguri per il loro futuro. Mentre riportavo le parole che la signora anziana mi stava suggerendo mentalmente, mi sentii tirare il fondo dei pantaloni. Quando abbassai lo sguardo per capire chi fosse, vidi un bambino di circa 4 anni, molto bello, con occhi azzurri e tanti capelli biondi ricciuti, che mi disse: «Sono morto quando avevo 3 anni e mezzo a causa di una leucemia. Mia sorella è nata nel periodo della mia malattia. Desidero far sapere ai miei genitori che sono vivo, sto bene in questo nuovo mondo e farò di tutto per aiutare la mia sorellina». Riferì ai presenti il messaggio. Due persone che erano in piedi in fondo alla sala confermarono il racconto, affermando di conoscere i genitori di quel bambino. Anche loro sarebbero dovuti venire al convegno, ma poi era sopravvenuto un impedimento.